cavalle la notte discesa e nasconde il sentier dell'amor, ma tremante una stella si accesa e rischiara il suo nido tra i fior. C'è nell'aria un profumo di viole e la notte ripeta mio cuore una storia di te. With growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our lives, whatever the gods may be. Impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali. Non c'era movimento di piazza, c'era il silenzio, c'era le mormorazioni, c'era l'Italia delle barzellette sul regime, no, non c'era in più. Io avevo 16 anni, quindi, e 16 anni e venivo da 16 anni di completa ignoranza, di completa disinformazione, non c'era niente, non leggevamo niente, sentivamo solo mormorare delle cose strane, mezze masticate in famiglia, eccetera. Ricordo per esempio che venivano i miei zii, che erano tutti antifascisti, venivano la domenica lì da mio padre. Mia madre era portinaia in questa casa signorile e imprecavano contro Mussolini. Poi mia madre correva a chiudere le finestre dicendo: qui un giorno andiamo tutti in galera, sti bambini, no? E io mi domandavo perché dovevamo finire in galera, non lo capivo. Alle 11 di sera era stata data notizia che il re aveva fatto arrestare Mussolini e che aveva dato l'incarico del governo al generale Badoglio, no? Tutti quanti, ma non solo in tutta Italia, ma quelli che sono lì a Roma sono usciti, ma anche Fiume era poi il 25 luglio in camicia da notte, in vestare per le strade, tutti quanti a festeggiare. Il 25 luglio è stata una rivelazione per noi. E la gente si ammassava, poi ha percorso il corso Vittorio. Devo dire, ma io questo l'ho saputo dopo, che chi era più organizzato di noi, chi era in grande fabbrica e anche giovane, si è posto in quei giorni degli obiettivi già politici, perché per esempio i compagni di San Paolo, delle fabbriche di San Paolo, sono venuti al carcere per liberare i detenuti politici. Era un fatto già organizzato. Il 25 luglio, appunto, confusione, ma così contatti affannosi, recupero di vecchi antifascisti che si erano ritirati, sti tipo i vari Caramelli o Coda, eccetera, eccetera. Direi un allargarsi della base antifascista, ma non ancora un allargarsi operativo. Ecco. Il 25 luglio mi trovavo a Sezze, provincia di Littoria. Lì, proprio la sera, verso le 17, il tenente Nalli vede che io stavo raccontando ai miei compagni d'armi: guardate che il primo passo è fatto, Mussolini è caduto. Qui siamo alla svolta. Viene, sfodera la rivoltella e mi dice: te sei un sovversivo.
Io dunque appartenevo al terzo reggimento alpini e il terzo reggimento alpini in quel tempo, in quel momento, stava spostandosi lentamente verso il sud dell'Italia con il compito di impedire, con altre formazioni militari, di impedire lo sbarco alleato, perché lo sbarco alleato era già venuto in Sicilia. E quindi nel luglio, che è stato veramente il mese cruciale, il momento della fine, non è vero? Molte formazioni militari venivano condotte con quella meta. Noi ci siamo fermati presto, ci siamo fermati al confine fra Liguria e Toscana, a Sarzana. Comunque noi cominciavamo a capire, dopo il 25 luglio, che si andava probabilmente alla rottura con i tedeschi. Tanto è vero che io fui incaricato, verso la fine d'agosto, di condurre una pattuglia a ispezionare tutte le fortificazioni dell'arco alpino nella zona delle Marittime, e siccome queste fortificazioni erano rivolte verso la Francia, e siccome dalla Francia poteva venire la minaccia tedesca, era chiaro come il sole che cosa si voleva da noi. Durante quella pattuglia, mentre ero a San Dalmazzo di Tenda ed ero stato alloggiato in un albergo, ebbene io dalla mia camera, dalla finestra aperta, era agosto, vidi treni carichi di tedeschi che entravano in Italia in continuazione, truppe, cannoni, carri armati, camion, eccetera, eccetera, in continuazione, ininterrottamente. Solo più tardi ho capito che ero stato testimone dell'invasione tedesca dell'Italia. Dalle torrette fiere ogni sguardo attento sta, agili ed invisibili, partono i sommergibili, fuori e motori da saltatori contro l'immensità. Andrà per vasto mare, ridendo in faccia a monna morte dal destino. E comunque mi guadagnai una licenza premio per questa pattuglia e fui mandato in licenza. Arrivai a Torino ai primi di settembre, e andai a salutare mio patrigno che era in servizio agli alti comandi nell'attuale Corso Matteotti, e poi andai a battere il naso per la strada contro Luigi Capriolo. Luigi Capriolo, avevo capito che era un antifascista, però era una persona estremamente riservata, che però con me aveva simpatizzato. Comunque quando vedi Capriolo gli dissi: sai, io ero a San Dalmazzo di Tenda e ho visto queste colonne di tedeschi, e lui ci ha pensato un po' e mi ha detto: vengono in Italia per rimettere su il fascismo. Io ero rimasto, perché io non avrei mai creduto che il fascismo potesse mai tornare, no? E lui mi guardò con quel sorriso che aveva e mi disse: bisogna prepararsi alla guerra civile. E io rimasi di sasso.
Bene, io arrivai a Borgo San Dalmazzo in serata, salì sulla corriera per Valdieri e mentre la corriera stava per partire, da un caffè uscì fuori un gruppo di persone, specialmente dei ragazzotti, che dicevano c'è l'armistizio, è finita la guerra, eccetera, eccetera. L'8 settembre mi colse a Roma alla caserma Giorgio Franceschi e io seppi combinazione al mattino, perché ero stato mandato al ministero a portare dei documenti da un mio amico, e mi dice stai attento perché oggi deve succedere qualcosa di grave, stai molto attento. Dunque mi sono fatto il calendario di allora, l'8 settembre era di mercoledì, ecco, alle 5:30 c'è stato il proclama di Badoglio per radio. E alla sera, mi pare alle 6, quando è venuto il proclama dell'armistizio, cosiddetto armistizio, ci ha accolti tutti gli allievi, tutti dentro il campo, e non vestiti in divisa, ma vestiti in tela, in tenuta da campo. Abbiamo la registrazione del proclama del capo del governo, Sua Eccellenza il Maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto l'armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. L'8 settembre è arrivato anche con un senso di sorpresa. Proprio si andava avanti con gli occhi bendati. L'8 settembre l'abbiamo vissuto, che mio fratello è venuto su, noi eravamo felici, si diceva beh, la guerra è finita, arriva mio fratello che era militare e venivo su così e gli dice guarda comincia appena adesso la guerra, questo me lo ricordo molto bene. E quando venne l'ufficiale per parlare con noi ci radunarono tutti nell'interno del campo. E questo ufficiale, che lo conoscevamo benissimo, sale su una sedia davanti al cancello e comincia a ringarci dicendoci che era vero che c'era l'armistizio, ma noi non dovevamo assolutamente uscire dal campo perché era pericoloso, che tutt'al più i tedeschi e i fascisti ci avrebbero fatti prigionieri. Per noi è stato un colpo molto duro. Io ero proprio in prima fila. Sarà per lo spirito abbastanza ribelle che insomma avevo già anche da bambino. E quando quello ha finito e ha detto che non dovevamo uscire, io gli sono andato vicino, ho preso quella sedia, l'ho rovesciata, ho detto ragazzi, andiamo. E siamo usciti dal campo aprendo il cancello. Poi in quella Roma di quel momento c'era un grande tafferuglio, no? C'era chi andava sui camion, chi gridava da una parte, chi gridava dall'altra. E noi due siamo saltati su un camion perché dicevano che andavano a Porta San Paolo contro i tedeschi. Ma siamo arrivati a un certo punto che il camion si è fermato perché qualcuno ha detto guardate che voi andate incontro ai carri armati. Cosa fate? Avete dei moschetti? Non siete neanche tutti armati. Allora quel camion è tornato indietro, ci ha fatti scendere e noi siamo tornati al campo. Casa mia si è riempito di gente e avranno dormito in 20 in casa mia, tutti per terra sui materassi, noi non avevamo neanche tanti materassi, perché, insomma, tra cui Vittorio Foa, che non conoscevo, che ho conosciuto in quell'occasione lì. Ero campato fuori da Spezia perché gli ordini erano che volevo mandare in base Italia contro gli americani, era già stato in sbarco, sì. Poi arrivai in contraordine, insomma, andai fino in Sicilia. Fatto sta, ero campale vicino a un paese, non ricordo neanche più il nome, fuori da Spezia. La sera sentiamo una libera uscita, sentiamo le ciocche su, facciamo ai burgais cosa che era. E l'armistizio. Siccome eravamo un po' tutti, anche noi che ero già delle classi più giù, ma ero stufi di questa guerra perché avevamo visto cose proprio che erano, specialmente la gente dei Balcani, avevamo visto cose che...
facevano più di al sistema. E lei non mi fa festa, noi i cardi ho fatto l'armistizio, ho fatto finire la guerra, la poi dai tornare a qua. Non ricordo il gomme, il cappello, il cappello portare, la pistola, il gomme, stai lì, ti fai ciucca, stavolta andiamo a qua, finisce, non parla più. Ma che poi la mattina la ciucca le passano quando sono entrato. Il maggiore fa la donata al battaglione e non spiega che era un armistizio da più re, non andare io. Per il momento confesso che dall'armistizio non vedi che gli aspetti negativi, perché io mi aspettavo appunto che i tedeschi ci sarebbero saltati addosso e non mi ero sbagliato. Cioè, io avevo capito che l'armistizio non ci portava la pace, ma ci portava una nuova fase della guerra che probabilmente noi avremmo invece combattuto volentieri, mentre quella precedente eravamo stati trascinati per i capelli. Il reparto a cui io appartenevo aveva opposto una certa resistenza ai tedeschi che subito erano arrivati accanto a noi, per non per aggredirci, chiaro, perché erano in pochi e non potevano farlo, ma per controllarci, eccetera. E guardi, i nostri comandi sono stati i primi a volatilizzarsi. Quella che ha provocato la crisi del nostro esercito sono stati due fattori. Primo, la mancanza di ordini, cioè l'ordine c'era. Este però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Non è vero che non ci fosse un ordine, c'era, ma era concepito in modo tale da lasciare completamente l'iniziativa al nemico. Gli italiani reagiranno, cioè noi dovevamo aspettare che i tedeschi ci attaccassero e poi reagire. Peggio che mai. Furono mandate delle circolari che dicevano di reagire solo se eravamo ben sicuri che fosse un attacco e non un'iniziativa di qualche individuo sciagurato locale, vero? Ora voi capite che mentre uno stava lì a stabilire se era o non era un attacco, quelli ci sparavano e ci ammazzavano. Comunque sia, io appena arrivato giù feci piazzare le mitragliatrici sulla strada e al sergente maggiore che mi diceva cosa faccio se arrivano i tedeschi, risposi come cosa faccio? Spari. E si prospettava per i giorni seguenti la difesa di Torino, no? Si sapeva che i tedeschi stavano occupando tutta l'Italia, la difesa di Torino. Mi ricordo che il 9-10 settembre eravamo in Piazza Castello e ci avevano incaricati di reclutare quelli che volevano partecipare alla difesa. E allora avevamo delle specie di moduli e scrivendo sulla schiena l'uno dell'altro scrivevamo i nomi, no, i dati di questi qui che si offrivano per difendere la città. Poi in realtà invece Adami Rossi, il comandante della, se lo sapete, il comandante Piazza si rifiutò di dare le armi e tutti non se ne facevano. Qui c'era una divisione, un corpo d'armata, questo del generale Adami Rossi, che veniva dalla Francia, c'era un corpo d'armata, io ho visto 20 soldati della Wehrmacht, delle SS, c'era un corpo d'armata, ma Adami Rossi ha tradito, e questi, è stato lo sfacelo, voi avrete visto tutto il film Tutti a casa, e Tutti a casa un cavolo, Tutti a casa chi poteva, che aveva la cascina qui in Piemonte, il padre col negozio, eccetera. Ma i soldatini del sud, dove andavano a casa con la linea gotica, con l'Italia spezzata in due? La quarta armata, che non esisteva più, perché gli avevano già tolto tutte le migliori divisioni prima dell'8 settembre, erano rimaste poche truppe, scarsissime, avrebbe anche voluto battersi, ma ripiegando verso l'Italia veniva a cadere sotto gli ordini del comando difesa territoriale di Torino, cioè del generale Adami Rossi. E il generale Adami Rossi, pur essendoci alle porte di Torino pochi reparti tedeschi, venne a compromesso con loro, consegnò la città ai tedeschi e ordinò a tutte le forze italiane del Piemonte e Liguria di posare le armi e di consegnarle ai tedeschi. Questo fu il tradimento. Fatto sta che il primo d'armata, proprio in quei periodi, si eravamo dislocati
nella direttrice da Stupinigi verso Racconigi, no? Sei presente, e Pinerolo, in quella bretella lì. E quindi tutto il raggruppamento di artiglieria d'armata del primo era disposto lì ad ostacolare l'entrata dei tedeschi che erano di stanza a Pinerolo. E in quel periodo ricordo benissimo che il colonnello era esuberante, era contentissimo di questo, perché ex ufficiale della grande guerra 15-18, si vede che aveva ancora qualche cosa da digerire e aspettava, diciamo, una sua rivincita. Se non che al mattino arriva un fonogramma, una staffetta, la quale porta sto telegramma al colonnello con l'ordine di rientrare immediatamente in caserma e consegnarci all'esercito germanico. A queste cose ho saputo che lui si è suicidato, il Salvi piuttosto, e in tutto questo trambusto io e altre due persone abbiamo deciso di prendere la strada, se non di casa, ma del posto più vicino. Non sto a narrare come è avvenuta anche questa cosa, che sa un po' dell'avventura, un po' di Far West, insomma, perché a un certo momento mi sono dovuto buttare giù dalla parte sinistrata, prendere un mezzo tedesco, fuggire con questo mezzo, poi pensando che fosse tutto Torino rincorreva me. Ho lasciato questo mezzo alle basse di Stura e venni su tutto lungo la Stura fino a Lanzo. Io l'8 settembre ero a Ulz. Sentiamo la sera il discorso di Badoglio, giorno dopo confusione, non si sapeva cosa fare, si parlava la quarta armata che tornava e passava proprio in quella zona. Il 9 dico, vado a vedere a Torino cosa capita, perché non sapevamo niente. Prendo il treno da Ulz, arrivo a Torino, vado al Sangone, dove avevo come aiutante maggiore della compagnia che era lì, avevo la mia cameretta al Sangone con i miei libri, le mie divise, tutto portato via. Deserto, una cosa che mi ha impressionato, c'era solo un mulo da solo che girava tranquillo. Perché fra l'8 settembre e il 9 o 10, adesso non ricordo se era il 9 o il 10, non ricordo bene, ma erano quelle ore lì che sono arrivate le SS, il 10, che sono arrivate, c'è stato queste 48 ore di interregno e la gente ha preso d'assalto le caserme, perché i soldati non c'erano più, no? I tedeschi non c'erano ancora. La maggior parte della gente è andata nelle caserme per portarsi via un pacco di riso, un po' di pasta, un po' di farina, del tutto comprensibile, no? Tutto umanamente comprensibile, ma è andato per questo. Hanno portato via, io ero in Corso Moncalieri, la caserma degli Alpini, persino i muli. Lo dicevo prima, mi hanno sempre commosso questi poveri muli così legati alla tragedia dei soldatini, il fango, la guerra, eccetera. E quando è arrivata la Gestapo ha messo i manifesti, tutto quello che è stato rubato nelle caserme deve essere restituito appena la fucilazione immediata, ma la gente non poteva mica restituire la pasta, quella l'aveva mangiata, ma i muli non potevano tenerli in casa. E tu hai visto per 48 ore questo strazio di muli in Corso Moncalieri, Corso Fiume, Corso Vittorio, che brucavano senza padroni l'erba di qui e di là, e il senso dello sfacelo. L'immagine che ho, proprio significativa, un po' magari retorica, ma vera però nel mio ricordo, è l'arrivo dei carri armati tedeschi in piazza Castello. Io ero in via Po e li ho visti arrivare. Ero soldato allora, addetto alla commissione d'armistizio, con un colonnello bravissimo, un napoletano, quale sapeva di me tutto, dice, morti miracoli, cioè. E io tutte le mattine andavo a presentarmi, avevamo gli uffici in Palazzo Campana, dove è stata l'università, e il
10 mattina sono andato vestito da soldato, il colonnello, cosa fai lì, cretino, vestito in quel modo, fino a casa, mettiti in borghese, scappa via, non sai che ci sono i tedeschi a San Mauro, eccetera. E allora dall'8 al 10 siamo stati lì sempre a aspettare, perché sembrava che si sarebbe fatta resistenza, che i tedeschi non sarebbero arrivati in città. Poi il 10 invece, quando io e mia moglie siamo scappati in bici nel pomeriggio, c'erano già i tedeschi che piazzavano le mitragliatrici nei punti strategici della città. Eravamo al Monte Cappuccini quando sono scese le prime colonne tedesche che transitavano in Corso Moncalieri e andavano al fronte. E noi contavamo tutti i carri armati, i cannoni che passavano, prendevamo nota, i camion, la truppa, eccetera. Mica eravamo ragazzini scemi, no? Non lo eravamo. E perché lo facevamo? Perché Radio Gavetta diceva che gli alleati avrebbero lanciato su Torino due divisioni aviotrasportate e poi sarebbero sbarcati a Genova. E noi ci preparavamo a dare segnalazioni di questo movimento di truppe. Come? Non lo so proprio. So che li abbiamo aspettati 20 mesi. Non è vero che gli italiani sono scappati senza combattere. Nella battaglia dell'8 settembre ci sono 26.000 morti. Che non sono mica morti di raffreddore, vero? Però l'esercito italiano è stato sconfitto e disfatto perché è andato alla battaglia in ordine sparso, sparpagliato, in maniera caotica, e in queste condizioni la sconfitta è sicura. Direi che se si volesse scrivere un manuale su come si fa a farsi battere, questo è il metodo proprio da seguire, in sostanza. Vero? Ora, a questo punto qui, ci sono state poi anche la quinta colonna fascista, che non è mai stata studiata, andrebbe studiata, ed erano quelli che hanno lanciato quella famosa parola d'ordine: buttate le armi e andate a casa. Ora capisci, quando gli uomini erano sotto le armi da 5-6 anni, dirgli andate a casa era una tentazione, insomma, no? Specialmente quando chi lo diceva era qualche ufficiale, magari. Questa è la quinta colonna fascista, proprio, e sono quelli che poi sono passati scopertamente con la Repubblica di Salò. Si salve chi può, guardia stranieri, perché ad ordine precisa in Iran. E io ero alla Spezia, ero un anno sulle montagne, in due che la quarta armata la poggiù fare una città resistenza. Beh, ed è un certo Martinetto Zafrasesco, dai con me, due, a scopo. Boh, se poi succede niente, se succede niente butterò una dritta come sono già andato tante di altre volte. Combinazione stai fra i fortunati, la stazione da Spezia, che era il mesaio, il mio baleno, tutto vestito da soldato. E era lì che aspettava, passa un ferroviere con la locomotiva.
un vato un po' al pin, dove deve andare? E dove deve andare? Dove andare tu lì? Per sicurmi un po'. Intanto eravamo arrivati appunto al 13 di settembre. 13 settembre, pomeriggio, arriva un aereo e incomincia a girare sulla caserma. Caserma, praticamente non si vedeva più nessuno, perché c'eravamo sta quindicina di persone. Però questo mi aveva dato un po' a pensare. Detto, qui adesso arriveranno, questi sono venuti a vedere cosa c'era e arriveranno. Difatti, dopo un paio d'ore neanche, alla porta, all'ingresso principale, c'erano già i carri armati tedeschi. La caserma Piave, proprio all'opposto del cancello dell'ingresso principale, dalla parte di Sant'Albano, proprio, c'è un'uscita Carrara. E allora io, questa quindicina di uomini, e un carrettino dove ci avevamo messo delle gallette, ci avevamo messo un po' tutto quello che avevamo trovato, non c'era niente. Ce ne siamo andati a Sant'Albano. Ora i gomme, Zainus, campò tutto il carbone, il moschetto, che la dame in Bunarda ferroviere, in Giacun, là. Su sempre stessa la locomotiva con cane, le stazioni, ci tocca per carbone dritta. Quando i treni si fermavano nelle stazioni, lei era già tedesca, bloccava, faceva il collegio tutti. Però la locomotiva, un anno. E sono arrivato fino a Trifarel. Trifarel per il macchinista un po' a fiole. Adesso con un ampinano, no? Adesso ti entra in Porta Nuova, si è chiuso. Ora sono calato a Trifarel, poi marciando a noi, parecchio, a Sant'Alpo, sono arrivato a Caltardes. Noi per età non potevamo essere coinvolti nella resistenza, però siamo stati coinvolti con i primi sbandati che abbiamo fornito abiti, tutto quello che avevamo per metterli in borghese. Arrivavano dalla Francia questi soldati che avevano attraversato lì col dell'Autare e via, e naturalmente mio padre, essendo invalido, i pantaloni non li poteva offrire perché non gli dava le giacche, e i pantaloni li dava mio fratello. Ah, quelle giacche noi le abbiamo date un po' per, diciamo, solidarietà umana a questi ragazzi che arrivavano, che dovevano raggiungere, ma poi ne abbiamo dato un vestito a un militare qui della Peradotto, uno della GAF, che era anche lui. Quello lì abbiamo proprio dato, perché ci siamo fatti promettere che ci avrebbe dato delle maschere antigas, perché all'8 settembre, mentre tutti inneggiavano la fine della guerra, nella nostra ignoranza avevamo già capito che la guerra cominciava allora e la rappresaglia dei tedeschi sarebbe arrivata ben presto, perché in pratica noi li avevamo, diciamo... Allora, non sapendo cosa sarebbero stati gli sviluppi futuri, io ho preparato delle licenze regolari, firmate, e li ho mandati in licenza. Ho mandato in licenza tutti quelli che potevano raggiungere casa, come dicevano molti della provincia di Cuneo, difatti c'erano moltissimi di Sant'Albano, per esempio, di Mondovì. Ho fatto le licenze per questi e gli ho detto, voi altro andate, però andate a piedi, andate per strade secondarie. Ma non in treno. Ma non in treno, perché c'è alla stazione. Credo di essere uno dei pochissimi che sono ancora vivi che erano a Porta Nuova quando è arrivata la Hermann Göring, la divisione delle SS. Ma non c'era una divisione, c'erano due camionette. Tra l'altro avevano un'aria truce terribile, no? Sembravano soldati di ghisa con questi fucili così sulle camionette, facce terribili. Il 13 settembre ero a casa, passando per le montagne, non più in città, perché in città c'era già baruffa, e allora... E scendono, hanno posato tre o quattro palle grosse di balotti di paglia, hanno messo le mitragliatrici lì e aspettavano tutti i treni che arrivavano. E scendevano i nostri soldatini che la pietà popolare aveva messo in borghese, e loro li acchiappavano tutti. Non c'è uno che abbia fatto resistenza. Perché li acchiappavano? Questi erano borghesi, ma erano borghesi come potevano. La gente gli aveva dato magari una giacca così, con le maniche lunghe per braccia corte o viceversa. Ma li conoscevano degli scarponi. Non avevano cambiato le scarpe, perché allora il cuoio era più pregiato che non il vestito.
Li hanno presi tutti, nessuno si è ribellato. Ma quando sono arrivato a casa, appena sono sceso dal camion mi hanno già convocato, mi hanno già quasi come prelevato. E l'indomani mi hanno detto, domani mattina ti presenterai al comando che c'è al comune di Germagnano. Nel frattempo c'era mio padre, è arrivato mio padre lì vicino e le ha fatto lui la risposta. Per il momento viene a presentarsi a casa e poi penseremo più tardi. E così non mi hanno più visto. A Fossano sono sceso fuori del paese e sono andato a Cussagno dove mia mamma era in villeggiatura, reduce da Certoso. Il fatto sta che io immediatamente sono venuto a conoscenza dei fatti di Boves e perché da Cussagno si vedevano le fiamme. Però mi restavano tutti i meridionali e i meridionali allora erano anche parecchi. Come faccio? Bah. Allora, con l'aiuto di quelli di Sant'Albano, e io questo non lo dimenticherò mai, abbiamo sistemato un po' nelle varie cascine attorno con Consovero, tutta quella zona lì, cioè nelle cascine abbiamo sistemato 2-3 di ogni cascina di questi soldati. Allora la sera del 16 abbiamo deciso di incamminarci tra vie traverse per arrivare alla stazione Termini e ci siamo arrivati alla stazione Termini e mi ricordo sempre che era di sera, non so se era verso le 10, e c'era in partenza un treno per Torino, per il nord. Abbiamo lasciato che tutto insomma si svolgesse e siamo saltati sull'ultima piattaforma. A un certo punto gli ufficiali dei reparti ai quali io appartenevo erano stati invitati dai tedeschi di salire su un autocarro per raggiungere chissà quale luogo. Tutto questo era avvenuto con forme apparentemente cortesi, come se volessero, insomma, evidentemente volevano prenderci e portarci via, però si muovevano con cautela perché erano in pochi contro molti, però anche pochi riuscivano a fare il loro gioco. Comunque ci hanno invitato a salire su un autocarro e non l'abbiamo fatto. Questo autocarro è passato e è arrivato in una villetta, accanto a una villetta, dove si trovava un alto comando. A Massa Carrara tutto si è bloccato, abbiamo cominciato a sentire i tedeschi con la loro voce gutturale, con gli ordini secchi, a dire Rausch, Rausch. E Rausch, guardiamo dal finestrino e vediamo che avevano già incolonnato una gran parte di ragazzi che stavano con le mani alzate. Che cosa fare? Io sono andato in corridoio, tanto per vedere che cosa si poteva fare, e quando arrivo in corridoio vedo sotto la mia vettura già i tedeschi che arrivavano armati per entrare in vettura. Ed è stato in quel momento, che è una cosa che non dimenticherò mai, e non la dimenticherò mai perché non ho mai potuto dire grazie a chi mi ha aiutato, che un uomo anziano e una signora anziana che erano nel corridoio mi hanno strappato, direi, dal corridoio, mi hanno messo contro la parete della vettura e quel vecchio, quell'uomo anziano, chiamiamolo così, per me allora ero vecchio, ha preso il suo cappello, me l'ha messo in testa e la sua giacca sulle spalle e mi ha detto non muoverti di qui. E io non mi sono mosso. L'autocarro, secondo quanto ci fu dato di capire, stava facendo un giro di raccolta per condurre poi
queste, le persone, diciamo, catturate, ormai era la cattura in quel luogo, e poi avviarle alla destinazione prevista. E noi avevamo capito che non potevamo rimanere in questa villetta dell'alto comando, dovevamo fuggire, dovevamo scappare. Nessuno ci custodiva e così abbiamo fatto. Era giunta la notte, notte avanzata, e allora era anche più facile fare questo. E la cosa che ricordo tristissima, vedere nella notte passare dei generali che erano stati il terrore, erano stati ammirati, erano stati riveriti, con una valigetta, andavano via come dei, come dei poveracci, insomma. Nessuno badava più a loro. Anche noi siamo andati via e ognuno ha preso il treno che poteva prendere. I treni erano poi dei convogli che passavano disordinatamente, con i passeggeri, che erano tutti militari, sui tetti delle carrozze, dei vagoni. Una cosa incredibile. E con quello io ho percorso il tratto La Spezia-Savona, e da Savona sono poi arrivato a Cuneo. Se non che dentro quel vagone è successo di tutto, visto passare i ragazzi con le mani alzate, i tedeschi con il machine pistol che urlavano. Dopo un quarto d'ora o 20 minuti il treno ha ripreso a viaggiare, e questo signore allora mi si riprende la giacca, si rimette il cappello in testa e mi dice: per adesso sei salvo. Io non lo so, non mi ricordo se ho pianto o meno, ma mi preoccupava trovare i due miei amici. E allora sono andato a cercarli, li ho trovati tutti e due in uno scompartimento. Erano tutti e due truccati come me. Truccati come me. Una cosa in più ce l'aveva quel mio amico, quel bel giovanotto alto, che sulle ginocchia aveva una valigia e un bambino seduto sopra. E dico: cosa fai? E dice: sono qui. Dice: sono andati via i tedeschi. Dico: sì, sono andati via i tedeschi. E poi la storia anche mia, insieme a loro, che insomma trovasse un po' che a Borghi, che sarei un anno. Cosa fa? Perché, vanta della verità, noi subito ero stufi del sistema, specialmente quelli che arrivavano dalla Noia, che l'hanno visto certe cose. Però sarei un anno ben che pensi prendere. E allora lui mi ha deciso di andare in montagna. Ero in casa, adesso a dire quello che facevo, non lo so. Probabilmente, come dico, stavo magari cercando di sentire che cosa ne diceva il Radio Londra della nuova situazione italiana, no? E arrivano tre signori che si presentano in negozio da mio papà. Chiedono di me, vengono avanti. Vengono in cucina, ci sediamo attorno al tavolo della cucina e iniziano il discorso, diciamo, sulla resistenza, cioè sulla possibilità di iniziare un moto di movimento di resistenza anche nelle valli di Lanzo. E mi chiedono la collaborazione. Io mi sono messo subito ben volentieri a loro disposizione, e così io sono entrato nella resistenza. Subito ci siamo, ciascuno ha scelto delle strade diverse, insomma, no? Nel senso che, vabbè, c'è chi è stato andato in montagna. Io a Torino, come partito comunista, si è formato, l'organizzazione ha subito cominciato a funzionare, no? E la città è stata divisa proprio nelle primissime settimane. Si è stata divisa in 5 settori. Io abitavo al centro, il quinto settore era il centro, e nel comitato sono stata messa dal partito a rappresentare le donne in questo comitato del centro. Perché fatto sta idea che mi sono trovato immediatamente con gli alpini del primo alpini, che si erano raggruppati, si erano rifugiati lì a Certosa, e non sapevano cosa fare. Uno chiedeva, l'altro chiedeva, una parte sono rimasti, io gli ho detto: fermatevi qui che ci arrangiamo, adesso io in qualche modo trovo dei viveri, delle armi. Io non ho neanche sognato di fare un'altra cosa,
ero scappato da Udine perché là non sapevo con chi andare. Là si sono consegnati quasi tutti i tedeschi e molti sono morti, gli alpini della Julia. Lì a Traves già si parlava di qualche movimento, sebbene eravamo solo al 16 settembre. Traves è sempre stato per eccellenza un comune democratico, antifascista, quasi all'80-90%. Tanto è vero che a ottobre già si era costituito un gruppo di partigiani di 81 di numeri su una popolazione di 806 abitanti. Quando pensiamo che il 10% era già arruolato volontariamente anche qui nel gruppo partigiano di Traves, che si formò proprio allora nella baita dietro la chiesa, lì ci trovavamo. E io fui anche in un caposquadra di quella frazione, subito designato e poi anche il lavoratore e il calzolaio dei partigiani, perché si aveva necessità anche di scarpe, non si poteva scendere a valle. E lì si incominciò. Io e mio fratello eravamo ufficiali, io degli Alpini in Trentino. Mio fratello del Genio ha fatto l'Accademia, era molto preparato, al di là del confine verso Lubiana facendo dei fortini, dei bunker. Siamo riusciti a tornare a casa senza inconvenienti, avevamo vestiti borghesi, siamo arrivati a Pinerolo, io il 12 e lui il 14, abbiamo fatto il consiglio di famiglia e abbiamo deciso di andare in montagna. Partimo per Torre Pellice perché tanto mio fratello aveva la moglie e il figlio lì a Torre Pellice, poi a Torre Pellice c'era tutto il nucleo del Partito d'Azione, no? C'erano Costi, Franco Venturi, Vogliema, Leon Brest e appunto Vittorio Foggia, che viene. Poi però, prima mio fratello, Franco, il più piccolo, andò a Parigi, perché a mente Torre Pellice si erano uniti quelli del Partito d'Azione, a Barge invece si stava costituendo i primi gruppi armati comunisti, no? Che diventeranno poi le formazioni Garibaldi, mentre quelli del Partito d'Azione, formazioni Giustizia, Libertà, UGL, si diceva. In quel momento quelli di Barge erano molto vivaci e davano una buona impressione di essere gente seria con le idee chiare. E così mi avevano detto, a Barge c'è gente in gamba. Sono venuto a Barge. Lì, il primo giorno, ho incontrato Barbato. Raccoglievo le mele della vecchia zia di mio cognato e vedo sto signore che passa sulla strada. Mi chiama, chi è lei? Ma io sono un ufficiale degli Alpini. E allora io ho capito chi era, si è presentato, abbracciati e di lì è cominciata. Nel pomeriggio è arrivato mio fratello e così siamo entrati nella formazione. Quando arrivo qua solo, cosa fare, cosa non fare, era un momento poi di disorientamento totale e mi trovo con qualche mio ex amico, il quale arrivava anche allora da militare, ricordo lì uno di questi eviventi che è Vigna Suria Giovanni,
vivente, un ragazzo del 1916, dico ragazzo perché si pensa sempre di parlare al presente, che sono talmente vive. Lui si è orientato verso Pian Audi, noi abbiamo continuato a rimanere lì, c'era ancora mia mamma, la mamma e i bambini naturalmente. Mio marito era ancora a Torino perché lui era come militarizzato alla Fiat e quindi era ancora a Torino. E noi eravamo lì e poi da Pian Audi purtroppo c'erano già o rastrellamenti o cosa e arrivavano in casa, noi li aiutavamo come si poteva, insomma, quando andavano via avevamo sempre da guardare bene che non ci fossero armi, che non ci fossero, perché insomma c'erano già poi i rastrellamenti e quindi... Allora appunto Stosuria dice così, guarda che alle casermette della GAF a Germagnano io conosco un tizio, non so in che modo o come, dice andiamo lì, facciamo finta di circondare queste casermette, io lo tiro fuori, diciamo che siamo circondati, e così abbiamo fatto. E abbiamo portato via un motocarro, un camioncino, l'abbiamo caricato con tutte le bombe mamme che avevano lì, i moschetti, abbigliamento, e questi, questa gente li abbiamo lasciati. Alcuni sono venuti con noi, oh, noi veniamo con noi, non sappiamo dove andare, specialmente chi era, diciamo, fuori zona, no? E non sapeva dove andare, naturalmente, poi temevano, si sapeva già che fermavano sui treni, per le strade, insomma, cioè, e alcuni si sono fermati, no? E gli altri invece... sono andati per loro destino, quindi senza nessun atto eroico, nessuna uccisione, niente, una cosa così, un po' la buona, dico, dateci la roba e noi vi lasciamo andare, loro se ne sono andati. Hanno cominciato a organizzare un po' sti uomini, a fare delle riunioni serali, un po' di parlare della guerriglia, di parlare di quello che si poteva fare, di quello che non si poteva fare, dove dovevamo andare. E poi abbiamo fatto piccoli colpi così, abbiamo preso due tedeschi e disarmati, i tedeschi li abbiamo mandato lì. Germagnano, verso... eravamo già in contatto già da ottobre, novembre, dicembre, però sempre scaramucce così, portando manifestini, attaccando manifestini, no? Collaborazione, un po' uno, un po' l'altro. E poi verso Natale, nei primi di gennaio, nei primi del 44, e siamo saliti sulla montagna lì del Rolandino.